Noi siamo la classe quarta delta del Liceo delle Scienze Umane Carducci Dante e oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'intervista all'autore Gianfranco Franchi, che oggi ci ha fatto il piacere di essere presente qui con noi. Passiamo adesso la parola ai nostri compagni e soprattutto all'intervistato. Gianfranco Franchi nasce a Trieste nel 1978. È uno scrittore italiano, letterato romano, di origine istriana, austro-triestina e tivolese. Si è laureato in lettere moderne a Roma, 3, presentando una tesi sulla menzogna nella letteratura del Novecento. È stato inoltre direttore di diverse riviste universitarie e, terminata questa prima esperienza, ha assunto il ruolo di coordinatore di Lancelot.com, un portale di informazione e critica letteraria da lui stesso fondato nel 2003 e animato fino al giugno del 2013. Come narratore emerge la tradizione e la storia sociale e letteraria italiana, perché nonostante Franchi racconti il pop o il cosiddetto moderno, il collo di Franchi guarda avanti, ma guarda anche molto indietro, cioè verso i padri, verso le cose perdute, verso una tradizione che continua a parlare, sia pure nell'ombra. Non è nostalgia, ma qualcosa di più profondo, ovvero la contemporaneità di tutte le epoche. Che influenza hanno avuto questa tradizione e questi padri nella sua formazione? Sì, bene, siamo pronti. Prego. Ma dunque, il giudizio che aveva dato. Mi senti? Sì. Il giudizio che aveva dato Andrea Di Consoli era un giudizio, insomma, estremamente lusinghiero. E naturalmente è una responsabilità, accettarlo nella sua interezza. Io direi che, nella mia formazione letteraria e universitaria, l'impatto che ha avuto la sociologia della letteratura e le letterature comparate è stato un impatto rilevante. E in più, diciamo, come formazione personale, io venivo, ecco, dal liceo classico e da tante letture di mitologia greca, romana e non solo, e quindi probabilmente ho sintetizzato qualcosa di estremamente lontano e di ancestrale, e poi diciamo, negli studi da modernista, nelle ricerche da modernista, ho invece interiorizzato differenti lezioni e ho cercato una sintesi, rimanendo un italianista, però ecco, un italianista eclettico. Ha partecipato a diversi programmi radio e lavorato per diversi istituti di cultura, tra cui l'IRCI, ovvero l'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata. Abbiamo oggi la fortuna di ospitarlo, seppure virtualmente, nella nostra classe in occasione del progetto Adriatico, che ci ha visti impegnati nel corso di questo travagliato anno scolastico in uno studio sul ruolo del mare a Trieste. Abbiamo pensato che la cosa migliore per discutere apertamente del ruolo dell'Adriatico nella letteratura triestina, fosse quello di coinvolgere un esperto di questi territori e un fine conoscitore delle nostre espressioni letterarie più e meno recenti. La letteratura è sempre espressione di un contesto e di un bisogno, il bisogno di esprimere qualcosa. La letteratura triestina, e forse noi non ce ne rendiamo conto, ha assunto un ruolo decisivo nella letteratura contemporanea tra fine 800 e ancora nel 900. Attraverso racconti talvolta strazianti, spesso tragici, ma mai banali, Trieste ha espresso la sua anima, spesso nostalgica, ma sempre fiera, per mano dei nostri autori italiani e sloveni. Non solo Svevo Saba, ma anche Slatapér, Mattioni, Tomizza, ma anche Pahor, Kosovel, Magris e Bazlen, per arrivare ai più giovani autori come Lacci e Pison. Com'è mutata la letteratura triestina nel corso del Novecento e quanto la travagliata storia della città, la sua particolare posizione, le vicende che l'hanno coinvolta hanno influenzato questo cambiamento della letteratura? È una domanda profonda che richiede una risposta articolata e complessa. Io direi anzitutto che tutto ciò che letteratura triestina ante Novecento, ante Slatapér in particolare, è ahimè ampiamente trascurabile. È spiazzante anche tornare a pensare che il dialetto che si parlava in città, il tergestino, tecnicamente non ha lasciato neanche tracce, se non ogni tanto nella toponomastica, presumo, ma insomma, poco
poco davvero, anni fa, uscì un saggio di Grisancic e Damiani sulla poesia dialettale triestina e nelle prime battute della prefazione c'era una profonda e sensata riflessione su cosa significasse vivere in una città che, direi unica in Italia, ha perduto il suo dialetto per assumerne un altro. C'è un grande fantasma a Trieste che è il dialetto tergestino parlato, insomma, per 1400-1500 anni fino alla fortuna del Porto Franco, no? E fino in particolare a quando viene mutuato e adottato il dialetto veneziano, speziato con parole tedesche, slovene, spagnole e quant'altro. Venendo in particolare alla letteratura del Novecento a Trieste, quindi diciamo dopo la fondazione, perché si può parlare davvero di una fondazione della letteratura triestina, io direi che tutto ciò che è stato caratterizzante nel secolo, il passaggio dall'Austria all'Italia e poi l'opaca e oscura parentesi tedesca e poi quella dell'occupazione jugoslava e poi ancora quella anglo-americana e il ritorno all'Italia fino ai giorni nostri ha giocato un ruolo determinante, così come emblematiche e dolorose e lancinanti sono stati i cambiamenti etnici in città. Non è un caso se ci siano, e anche in questo caso direi forse unico esempio in Italia, tanti letterati italiani che portavano un altro cognome. Io ogni tanto quando mi trovo ad esempio a parlare del poeta Virgilio Giotti, per raccontare certe cose ricordo sempre a chi ho di fronte a me, guardate che si chiamava Schoenbeck. E non è un caso che il giovane Bobby Bazlen, no? Il grande letterato triestino che scoprirete, è stato decisivo nelle sorti della Adelphi, no? La più grande casa editrice italiana. Quando era ragazzino andava all'edicola di Giotti, Schoenbeck, e insieme parlavano, sì, ovviamente in dialetto triestino, ma parlavano anche in tedesco. E così, insomma, Svevo e compagnia, cioè noi parliamo di una città in cui davvero tutto è stato estremamente stratificato, forse non così complesso come si può pensare, però stratificato. E nella letteratura è come se la nostra letteratura triestina fosse il palinsesto di tutto ciò che si è ripetuto e alternato nel corso del Novecento. Ok, va bene, grazie. Grazie a te. Che le città sono tutte donne, perché accolgono, perché sono casa. Eppure Trieste è ambigua, senza genere, secca come le sue rocce e umida come il mare. Trieste è immersiva, con l'acqua cristallina e subito fonda, invitante, fresca. A Trieste ci devi proprio voler andare, perché è inerpicata tra monti e mare, all'estremo confine orientale. Trieste e le sue barche, che in sacchetta oscillano al vento, del temporale imminente, creando sinfonie nuove. Se Trieste fosse un suono, sarebbe il rumore del vento, la città del vento, del lavoro. Un vento catabatico, cioè un vento discontinuo, che soffia da est, estate e inverno. Trieste è anche una città ferita e le sue ferite sono ancora aperte. Città di frontiera, città contesa, che pagò sempre il prezzo più alto di tutte le vittorie e di tutte le sconfitte. Se Trieste fosse un sapore, sarebbe il vino, se fosse un colore, sarebbe il giallo e il rosso del sommaco che in autunno riempie il Carso. Ma Trieste sarebbe soprattutto il blu del suo mare. Estratte da uno scritto della drammaturga triestina d'adozione Gioia Battista, introduciamo l'argomento della nostra intervista. Trieste è città di marinai, di capitani sventurati, di approdi sfortunati e di girovaghi, come nei libri di Alvaro Mutis, Dissariando le stese al sole, da aprile a novembre sul lungomare di Barcola. Città marina che scende dal Carso e affonda le sue radici nell'acqua. Ma non solo, dalla letteratura emerge anche la difficoltà di inquadrarla a Trieste. La città dei matti la chiamano, ma non sono così, non sono matti, sono imprevedibili, come le onde del mare, mille gocce diverse in un unico e continuo movimento. Uno degli elementi che ritorna sempre nella letteratura triestina è il mare. Il mare che alle volte rappresenta una via di fuga, un sogno o un viaggio, come per Mattioni, che alle volte è sinonimo non solo di un altrove, ma anche di libertà, come per Pahor. Il mare, che nella vita dei triestini è onnipresente, un fattore quotidiano irrinunciabile, ma che altre volte ancora dismette il suo ruolo di scenografia per diventare un silenzioso protagonista. Vedi il mare ma non sai dove finisce,
Vedi le navi, ma non sai dove vanno. Tutta un'immagine che si vede dalla cima, immobile, silenziosa e velata. Secondo la sua esperienza, come si può definire, se si può definire, il ruolo dell'Adriatico nella letteratura triestina? La domanda, diciamo, il punto di partenza è simile a quello della risposta precedente, vale a dire cosa ne è stato del mare, cosa ne è della letteratura triestina prima del Novecento? Tolto qualche guida, ad esempio, non so, penso alle guide di Agapito, eccetera, c'è davvero tanto poco della storia letteraria della città. Perciò noi dobbiamo sempre partire dalla piena consapevolezza che quando parliamo di letteratura triestina parliamo per lo più del Novecento. E anche questo è interessante, o del tardo Ottocento. Perché? Perché la storia di Tergeste e poi di Trieste austriaca è stata una storia in cui il mare, fino a un certo punto, ha avuto paradossalmente poco a che fare. Non è forse anche un caso che si parlasse un dialetto ladino, cioè furlano, no? Trieste era una città di salinari e di campagnoli, che a un tratto, nel tardo Settecento, cadendo Venezia, assume un'altra identità. Ed è da quel momento in avanti che il mare gioca un ruolo determinante. Pensate a quando studiate storia, no? Quante volte è capitato di incontrare il nome di Tergeste o il nome di Trieste o il nome di Trieste fino al 1800? Se ne parla per battaglie navali? Mai. Se ne parla per questioni commerciali o strategiche? No. Il segreto è quindi che è come se Trieste avesse avuto davvero un'altra fondazione da un certo punto in avanti. Ed è da quel momento lì che l'Adriatico, ex Golfo di Venezia, gioca un ruolo sensibile. Prima è come se l'Adriatico di fronte a Trieste fosse stato un laghetto, perché era una città arroccata che probabilmente guardava più alle sue spalle, no? Più verso l'altipiano o più verso il Friul che verso il mare. È da un certo punto in avanti che guarda il mare e in quel caso cambia respiro, diventa una città davvero internazionale, davvero cosmopolita e parla la lingua che si parlava in quell'ampio tratto di mare, che è il veneziano. Questa è la risposta. Grazie. Dare che c'è un momento in cui nel 200, mi pare, o nel 300, poi la professoressa Rainis saprà correggermi, Trieste appare nella storia medievale nazionale, e quando ci sono delle scaramucce fra genovesi e veneziani, ed è proprio in quel momento che da Trieste viene strappato un leone di San Marco e viene portato a Genova. Si tratta quindi di una rimanenza di uno dei pochi momenti storici in cui Trieste era stata non sotto, diciamo, l'egida austriaca, no? Che è durata 550 anni, ma sotto parentesi veneziana. Durata talmente poco che c'è questo, ecco, episodio singolare che genovesi arrivano, hanno questo scontro, evidentemente non strategicamente così rilevante da essere entrato con prepotenza nei libri di storia, ma diciamo simbolico, e loro portano via questo leone, lo portano a Genova, dove tuttora sta. È una notizia che troverete nominata per lo più in qualche testo di Caprin o cose del genere, cioè si tratta di una chicca da eruditi o da aficionato della storia triestina. Ecco, altrimenti pensate, no? Dov'è che erano leoni di San Marco in città? Tutti quelli che vedete sono stati fatti nel Novecento. Giusto, professoressa? Giustissimo! Beh, no. Giustissimo. Il progetto è stato 40 atti Gambini, trattato dalle altre classi del liceo Carducci Dante che vi hanno aderito, con particolare attenzione al suo romanzo L'onda dell'incrociatore, pubblicato nel 1947 e che fu un grande successo di critica e di pubblico. La fama dello scrittore si consolidò poi negli anni successivi grazie ad alcune pregevoli opere di narrativa. Negli anni 50 e 60 si dedicò anche alla saggistica e al giornalismo. Un esempio di questa produzione è il testo Primavera a Trieste, pubblicato nel 1951. L'opera di 48 Gambini fu molto apprezzata da autori come Montale, che ne recensì il primo lavoro, mettendo in luce proprio quell'ingombrante psicologismo di matrice mitteleuropea che caratterizzerà tutta la sua opera. Recentemente 48 Gambini è stato ripubblicato, tornando, se lecito dirlo, di moda. L'onda dell'incrociatore, ovvero la novella che è considerata il suo scritto più riuscito e che narra l'inquietudine di tre adolescenti che si affacciano alla vita, analizzate con grande profondità psicologica, fu coronata da un grande successo di critica e di pubblico.
Al suo avviso, quale impulso può dare la riscoperta di un autore da molti sconosciuto e da altri dimenticato? La riscoperta di un autore che da molti è sconosciuto, però da altri anche dimenticato. Beh, nel caso di 48 Gambini la domanda è potente, perché 48 Gambini cosa porta con sé? Primo, 48 Gambini nasce a Pisino in Austria, non ancora a Pisino in Italia o a Pisino poi in Jugoslavia, Pisino in Austria. Ciò vuol dire che lui è un istriano che viene da una famiglia, come sapete, di patrioti, repubblicani e via dicendo, ma comunque un istriano che nasce cittadino, qualcuno direbbe suddito austriaco. E quindi già, diciamo, riscoprire 48 significa portare il lettore a immaginare un cittadino di sentimenti e lingua italiana, naturalmente poliglotta perché abitava in un impero poliglotta e multietnico, e, insomma, ci si spinge a studiare l'infanzia e la giovinezza di chi cresceva in un'Istria che era una terra complessa. Poi il bambino vede una prima guerra mondiale, ragazzo cresce tra l'Istria e successivamente ovviamente Trieste, con un certo tipo di Italia che prima brevemente è savoiarda, poi è quella, come sappiamo, tristemente fascista, e poi dopo si trova a fare la resistenza da una posizione peculiare, da irredentista che però è antifascista e al contempo lavora probabilmente nei servizi segreti per l'America, no? Quando lavora per Radio Venezia Giulia, e infine per questioni di antagonismi politici, etnici e non solo, è costretto a lasciare Trieste, va a Venezia, davvero istriano diremmo, no? Da istriano italiano, da istriano dei sentimenti italiani, va a Venezia e là a Venezia prima del tempo muore. Riscoprire 48 quindi vuol dire, ad esempio, prima di tutto ecco, riscoprire la coda, no? Gli ultimi tempi dell'impero austro-ungarico. In seconda battuta vuol dire riscoprire la complessità della composizione etnica e culturale dell'Istria. Vuol dire riscoprire ad esempio la famiglia di Pio Riego Gambini, perché già uno che si chiamava non più 48 come gli antenati, ma 48 Gambini, perché aveva ereditato il cognome di un Gambini, è un altro che spinge a domandarsi che fine ha fatto Gambini. Immagino che sappiate che parlare di Pio Riego Gambini e di Tino Gavardo, il poeta capodistriano che scriveva Fora del Semenà, è ormai circa, diciamo, materia da iniziati, e questo è molto paradossale. Racconta anche, come dire, la portata e il peso di questa rimozione dei nostri patrioti, dei nostri letterati, nel caso di Tino Gavardo. E 48 Gambini in sé può essere lo scrigno che porta tutta questa conoscenza, tutta questa complessità, tutta questa intelligenza alla luce. In più c'è un elemento interessante dal punto di vista, ad esempio, architettonico-antropologico, cioè leggendo, ad esempio, Le redini bianche, no? Uno dei libri postumi di 48, gli sente parlare tanto di Semedella. E andare a Semedella oggi e a Capodistria oggi è un'esperienza che Italia Nostra potrebbe Italia Nostra a gridare allo scandalo. Dov'è Semedella? Coperta dal cemento. Dov'è Capodistria? Irriconoscibile, no? Non esistono più le mura. C'è un centro stonico che come prigioniero di questa copper costruita sopra Capodistria. Insomma, anche dal punto di vista, diciamo, architettonico, antropologico e culturale in genere, riscoprire 48 vuol dire riscoprire una forma di Capodistria, di Semedella e di quel lato dell'Istria che, ahimè, oggi è patrimonio di storici, storici dell'architettura, degli esuli e dei capodistriani o, non so, coperiani, non so come si chiamano oggi in ottica slovena, che abitano la città. Quindi è un autore che, sebbene forse non sia stato sempre particolarmente rilevante nelle patrilettere e forse non è destinato come narratore borghese sentimentale a rimanere, invece è un narratore che da un punto di vista storico-documentaristico è destinato a restare. L'esempio fondamentale è Primavera a Trieste. Però attenzione a un dettaglio, non casuale. Per riavere questo libro in libreria abbiamo aspettato, vada a memoria, 30 o 40 anni. Prima che ci fosse questa edizione Mondadori, Primavera a Trieste è stato per lunghissimo tempo patrimonio dei mercatini, delle bancarelle o di qualche biblioteca. E adesso abbiamo una buona edizione Mondadori con l'introduzione di Guagnini e c'è anche uno sbuffo dell'Augusto Professor Magris. Però è stato
rimosso, e questo è doloroso e tanto simbolico, di tante cose. La prima è che sicuramente Quarantotti non è una figura lineare. Capire Quarantotti vuol dire capire tante cose. Ringraziamo Gianfranco Franchi per la sua cortesia e per il suo prezioso contributo. Speriamo che questo video sia di vostro gradimento e buon lavoro a tutti.